Salve a tutti e benvenuti al video commento del sesto turno di questo fantastico match mondiale per il titolo tra Carlsen e Caruana. Ok, rispetto a quello che può dire il risultato, 5 patte fino ad ora, in realtà, a differenza di quello che uno potrebbe supporre, queste patte sono molto molto combattute. Diciamo, Carlsen non ha badato spese a uscire dalle linee tracciate nelle aperture più classiche, andando così su questo sterrato per cercare di portare Caruana fuori da ogni preparazione. E anche Caruana in questi casi non ha badato a spese, cercando di tenere il gioco il più attivo possibile. I due sembrano più o meno equivalersi, a parte in questa prima partita in cui Caruana ha fatto un po' troppi svarioni e Carlsen non è riuscito a approfittarne. Stranissimo per entrambi, forse era solo un rodaggio. Poi si è cominciato a giocare correttamente e anche abbastanza in modo tagliente. Ma vediamo cosa è successo in quest'ultima partita, diciamo, del girone d'andata. Ok, questa è la prima delle due partite di fila in cui Carlsen giocherà con il bianco. E si cambia ancora. Carlsen prova a giocare E4, quindi partita di re. Questa può essere una mossa a doppio taglio, perché abbiamo visto Caruana si era preparato qualche Petrov, sicuramente grazie al video che è stato rilasciato per errore probabilmente dal Chess Club di St. Louis. E difatti E4 e 5, ora si poteva pensare che forse Caruana sarebbe in qualche modo uscito dalla russa, non l'avesse giocata proprio per paura eventualmente che Carlsen potesse scoprire qualcosa di troppo dal video, ma in realtà qui Caruana gioca proprio dopo cavallo F3, cavallo F6. Difesa russa. Ok, ci sono questi due pedoni in presa, qui è teoria, il bianco può prendere. Il nero ora non riprende subito, ma prima scaccia il cavallo indietro, tipicamente, e qui già Carlsen comincia a sbarellare. Anche qui apertura che varia subito dai percorsi più battuti. Qui di solito si gioca cavallo F3, dopodiché il nero chiaramente deve riprendere, e in partite precedenti dei due si era giocata questa variante in cui si va a attaccare questo cavallo. Qui non c'è di meglio che cambiare, si apre un pochino la struttura al centro, il bianco ha un notevole sviluppo possibile per i propri pezzi, il nero d'altra parte ha una struttura più solida con un pedone al centro ancora. Comunque partita qui completamente giocabile. Ok, viceversa. Qui Carlsen gioca una partita veramente poco poco comune, quella che prevede la mossa cavallo di 3. Addirittura è più comune la partita in cui il bianco gioca cavallo per F7. Ci sono ben 105 partite nel database con cavallo per F7. E qui, vabbè, si vuole soltanto cercare di speculare sul fatto che il re nero è esposto. Ma vabbè. Comunque, cavallo di 3, perché così inguardabile questa mossa? Perché lo scopo più o meno è lo stesso della cavallo F3, però il bianco si preclude varie opzioni: blocca questo alfiere dietro, blocca l'alfiere C1 perché non può essere spinto D2, tra l'altro pedone D2 che con la sua spinta entra di prepotenza in molte molte varianti della russa, quindi il bianco si taglia via molte opzioni. Difatti questa è veramente giocata pochissimo, sono solo 16 partite database. Ok, come si prosegue qui? C'è un'unica versione, chiaramente il nero deve riprendere questo pedone, ma si cerca di capire come sfruttare la cosa, perché il bianco gioca donna e due, va a attaccare il cavallo e inchioda sul re. È chiaro che qui il nero deve salvare il cavallo, perché se fa mosse semplici come d5 per parare la minaccia, allora segue f3, ok, si apre questa diagonale, ma mal di poco, perché ora qui il nero perde un pezzo, non ci si salva. Per cui si risponde, piuttosto che D5, si risponde donna E7, che difende il cavallo tranquillamente, quindi ora non ci sono più problemi. Ok, ora si deve capire che fine farà questo cavallo, perché ovviamente qui non ci può stare a lungo, blocca completamente la posizione del bianco. E difatti cavallo F4. L'idea è quella di cercare di guadagnare tempi sulla donna, data la forzatezza dell'ultima mossa del nero più o meno. Ed ecco che Caruana gioca cavallo C6 e siamo già in una partita nuova, mai giocata, ma d'altra parte dopo cavallo D3 era facile entrare in qualcosa di mai visto. Ok, di solito qui nelle poche partite presenti si sarebbe giocato cavallo F6, senza paura del cambio, perché il nero si risviluppa con l'alfiere.
Ma vabbè, tant'è che Caruana lascia questo cavallo fuori, che potrà essere utile forse all'attacco, potrà essere anche eventualmente un pedo se verrà scacciato, come vedremo. Ok, si prosegue quindi con cavallo di 5, ormai questo cavallo è in ballo, tanto vale che continui a ballare. E qui la cosa è un po' strana, perché effettivamente il nero non può fare a meno di muovere la donna, apparentemente, se la vuole salvare. La donna ha varie funzioni, tra cui la principale è quella di difendere il cavallo, quindi se si vuole spostare dovrà andare da qualche parte per difenderlo. Ad esempio in E5, però c'è intanto questo piccolo problema, tra le altre cose. Però qui il bianco insomma può giocare varie cose, tra cui la spinta di 3, al che il nero può recuperare il cavallo, però chiaramente poi di per e donna E6. Non sembra tanto bene, perché il bianco ha questo pedone ben centrale e poi potrà ancora cominciare a sviluppare abbastanza in fretta, visto che si è tolto il pensiero del cavallo briccone. Ecco, per quindi Caruana va su qualcosa di diverso e, se possibile, ancora più spettacolare. Lascia la donna in presa e gioca a cavallo D4. Ok, chiaro, l'unico modo per parare una minaccia sulla propria donna senza spostarla è provare a minacciare la donna avversaria. Ora, non è la situazione non è così semplice come può sembrare, perché qui cosa può succedere? Ora, o il bianco sposta la donna, ma non si capisce bene con quale utilità, comincia a essere pericoloso anche eventuali scacchi di scoperta, anche se la donna nera è sotto. Quindi qui la scelta migliore probabilmente è effettivamente catturare la donna E7, e il nero dovrà a sua volta ricatturare. La differenza è che ora questo cavallo ha la mossa, quindi c'ha questo vantaggio. Ha lo svantaggio che, ok, può prendere questo alfiere, ma in tal caso il punto C8 non è difeso. Viceversa, il cavallo nero può prendere in C1 e almeno non è attaccato immediatamente. Il bianco dovrà perdere dei tempi per poter andarla a catturare. Quindi qui che opzioni ci possono essere? Ora, il bianco può giocare cavallo per C8, però simmetricamente, in modo semplice, il nero riprende e ora si minaccia questa cattura, quindi che fare? Perché questo cavallo non può essere preso subito. Quindi si può giocare re D1 per cercare di andare a prendere dopo? No, perché cade dopo cavallo per F2, questi cavalli fanno una strage. Quindi che altro? Probabilmente cavallo C3. È l'unico modo per cercare di prendere il cavallo, però ora si può intanto cambiare, dopodiché torre per C8, torre per C1. E eventualmente questa posizione non offre granché di vantaggio al bianco, che ha questa impedonatura, meno pedone al centro. Direi che qui forse, se c'è qualcuno in vantaggio, è il nero. Ok, quindi che fare? Carlsen decide di mettere il cavallo in difesa, quindi si salva il cavallo e chiaramente minaccia il pedone C7, quindi salvare un pezzo e minacciare un attacco interessante può essere sicuramente un punto di vantaggio. Caruana risponde salvandosi a sua volta il cavallo, quindi anche Caruana minaccia cavallo per C2. E ora c'è l'opzione chiaramente qui di portare l'attacco, che non è stata giocata. Cavallo per C7, re D7. Si va a attaccare il cavallo, che chiaramente andrà a prendersi la torre qui, però non ha vie d'uscita. E ora la mossa tocca al nero, che può giocare a sua volta cavallo per C2. Ora il problema è che il re non si può spostare a coprire C2, perché dovrà difendere F2 dall'attacco dell'altro cavallo. Per cui re 2, cavallo per torre, e questo cavallo del nero ha una via di fuga, il cavallo del bianco no, quindi evidentemente pare avvantaggiato il nero in questa variante. Anche se non è proprio vero, comunque il bianco non è che ne esca bene in ogni caso. Ecco quindi che Carlsen va un'altra manovra difensiva. Cavallo a 3, difende questo punto e quindi continua a minacciare cavallo per C7. Caruana quindi, vedendosi preclusa la casa C2, rientra in difesa con il cavallo, cavallo E6. Sembra proprio una gara di equitazione questa partita. Praticamente hanno mosso solo cavalli, a parte le donne, poco più. Comunque, si continua a questo punto. E ora viene il problema del fatto che questo cavallo non è stato ritirato. Prima o poi è una tassa che si doveva pagare. Non è detto che però sia un grosso problema, perché ora Carlsen prova a guadagnarci i tempi. Spinta F3.
cavallo si ritira e ora altra spinta di 4. Nuovamente questo cavallo è attaccato, però non è detto che queste spinte di pedoni portino così tanto vantaggio al bianco, che guadagna un po' di spazio ma si apre anche eventuali linee d'attacco. In questo caso il cavallo va in d7. Ora, si poteva pensare di prendere questo pedone? Non proprio, perché chiaramente il cavallo in questione era deputato alla difesa di c7. E qui il bianco intanto prende la torre. Poi, se si vuole sperare di catturare il cavallo, bisognerà perdere gli altri tempi, giocare alfiere b7. Tutto questo solo per cercare di colmare un pochino il gap di materiale che si ha al momento. Tra l'altro il bianco non è che sta fermo, attacca il cavallo, prova a ritirarsi con minaccia, scacco. Diventa in qualche modo una grande perdita di tempo recuperare il pezzo. Tra l'altro ora il cavallo si può dare sul pedone, per cui il bianco limita ulteriormente il riguadagno di materiale del nero. Quindi questa è una variante che ci si deve togliere di testa. E che fare? Allora quindi Caruana decide di spostare il cavallo indietro in d7. Quindi sembra che l'attacco del nero si sia rintuzzato, però sta per cambiare il vento. Difatti ora Carlsen gioca c3, perché chiaramente c'era la minaccia su d4. E ora c6. È il turno del nero di far pagare la tassa ai cavalli intraprendenti del bianco. Questo cavallo sarà costretto a rientrare. Viene giocato cavallo f4. Ora, al momento ci potrebbe stare questa cattura, anche se è un po' una perdita di tempo cambiare un cavallo molto sviluppato con uno meno sviluppato. Però, se al nero venisse in mente di iniziare il cambio, il bianco ringrazierebbe perché prende con l'alfiere sviluppa. Tant'è che Caruana chiaramente rifiuta. Ora potrà, dopo cavallo b6, riprendere il cavallo pure con l'alfiere. Per d3 sviluppo. D5 sviluppo con minaccia su A3. L'alfiere camposcuro potrebbe catturare, creare un'impedonatura e rendere la casa C4 alla lunga un buon avamposto per questo cavallo, eventualmente specie se qualcuno riuscisse a cambiare l'alfiere campochiaro. Per cui il cavallo si toglie di mezzo, tra l'altro in A3 non era proprio, si poteva proprio vedere sta cosa, sta posizione. Sul board i cavalli stanno male, questo cavallo potrà rientrare in attacco per questo percorso. A d6 sviluppo con attacco sull'altro cavallo. Quindi questi cavalli intraprendenti stanno venendo rinfilati piano piano nelle scuderie e fondamentalmente non ci sono modi attivi per difendere questo cavallo, perché se il bianco spinge ad esempio in g3, poi il nero può cambiare e creare una impedonatura non proprio carina da gestire. Per cui non lo puoi difendere, non puoi trovare case dove svilupparlo senza perdere tempo. Carlsen decide di cambiarlo. E questo è un vantaggio strategico per il nero, che porta fuori l'alfiere. Quindi alla fine di tutta questa fiera sembra che il nero stia uscendo decentemente da questa apertura. Anche dal punto di vista dello sviluppo ha già tre pezzi fuori. Ora questo cavallo qui però non è che francamente possa andare da molte parti. Quindi forse alla fin dei conti il bianco ha ancora un cincinino di vantaggio. E difatti re f2, le donne sono via, i re ballano, il re può rimanere al centro, una posizione più attiva, si prepara eventualmente a portare la torre al centro, che potrebbe bloccare lo sviluppo del nero. Però Caruana, piuttosto che arroccare, qui spinge h5. Qual è l'idea? Quella di spingere ancora, perché se il pedone arriva in h4, ad esempio, che so, il bianco decidesse di sviluppare il cavallo in e3, h4, ora diventa complicato fermarlo. Perché se tipo si spinge in g3, h per g3, il problema è questo pedone inchiodato. In alternativa, se si spinge h3, c'è un avamposto incredibile per l'alfiere. E questo taglia un po' tutte le linee di difesa del re. Chiaro, ulteriormente questo pedone può essere spinto ancora a creare altri problemi. Quindi Carlsen giustamente decide di fermare l'avanzata subito con la spinta H4. Questa manovra tipica. A questo punto il bianco può cominciare a sviluppare effettivamente il cavallo o l'alfiere verso l'ala di re. Ecco quindi che Caruana però gioca cavallo C8. A prima vista una mossa insulsa. Cavolo, riporti il cavallo indietro.
L'idea è quella di giocarlo poi in E7 per controllare la casa F5, che vedremo diverrà molto calda. Difatti Carlsen gioca subito cavallo E3, non si può certo permettere di far arrivare un cavallo in F5. Se ci arriva è plausibilmente, visto gli attacchi che dà, costretto a cambiarci l'alfiere, e questo crea uno svantaggio posizionale per concedere la coppia degli alfieri così al bianco. Per cui qui ci sono due modi per difendere, sia con cavallo E7 che viene giocata, oppure con G6. Però questa mossa non aiuta a sviluppare pezzi del nero, quindi ormai che è sulla strada questo cavallo verrà rediretto dove deve andare. Carlsen gioca G3, si apre questa casa per un nuovo percorso del cavallo, visto che gli è stata preclusa la casa F5. E Caruana risponde C5, quindi ancora uno scambio di attacchi che cambiano velocemente il reparto di gioco. Si passa dall'ala di re all'ala di donna molto in fretta. Questo pedone dal lato attacca il centro del bianco, quindi già questo di per sé è un fastidio. Ora, se questo pedone viene preso, non gli pare il vero a questo alfiere che va ad attaccare GX. Il re crea dei problemi strategici al bianco. Forse qui si poteva cogliere l'attimo e giocare alfiere B5, sviluppare questo alfiere con scacco. Questo crea qualche problema perché o il re si sposta e quindi non può più arroccare, tra l'altro si sposta ma dove? Perché dovrebbe rimanere sul bordo, cioè la cosa migliore sarebbe spostarsi verso il centro. Oppure in qualche modo il nero è costretto a una mossa di ritiro dell'alfiere, quindi rientra in difesa, o l'unica giocabile diventa cavallo C6. Questo attacca un pochino anche il centro, però in qualche modo è una mossa che forza un po' la mano al nero. Carlsen gioca viceversa alfiere C2, con l'idea magari di tenere il piede in due staffe. Questo alfiere vuole poter spaziare per creare minacce, tra l'altro si toglie eventualmente da questa spinta che lo potrebbe minacciare. Ora questa è un pochino leggermente passiva come mossa. Vediamo quindi come il nero potrebbe sfruttare una occasione del genere. Infatti Caruana intanto arrocca, ora queste torri possono venire al centro e far danni, mentre il bianco ha ancora da togliere di mezzo questo alfiere. Come può fare? Viene giocata prima torre di 1. L'idea potrebbe essere anche quella di cambiare, eventualmente aprirsi parzialmente la colonna per attaccare su D5, anche se per il momento non è che funzioni molto, soprattutto non si può concedere questa diagonale all'alfiere camposcuro del nero. Però comunque la torre si sviluppa e quindi tutto va bene. Torre FD8. Anche il nero si accumula sulla colonna D. E ora cavallo G2, mossa utile in vari modi, tanto si minaccia cavallo F4 prima o poi, e si dà via libera anche all'alfiere campo scuro. Qui il nero gioca C per D, chiaramente, questo pedone va ripreso. Ora ci sono due modi, riprendere di torre non è proprio il caso perché qui si perde materiale con questa inchiodatura, quindi va ripreso di pedone. Ok, ora la struttura dei pedoni è abbastanza chiaramente con un pedone isolato al centro per entrambi. Ma qual è per i due giocatori il pedone peggiore? Sembra al momento che questo pedone del bianco sia quello che dà più problemi, perché è difeso dalla torre, la torre non vuole stare a difendere perché è un pezzo forte. Viceversa, il pedone del nero sembra più facilmente difendibile, già è difeso da due pezzi. Come si prosegue? Il nero porta l'altra torre in attacco, minaccia l'alfiere. Qui si vede che questo posizionamento dell'alfiere alla fine della fiera fa perdere tempi al bianco, che ora lo sposta in B3, almeno ora sarà utilizzato per l'attacco e magari potrà anche arrivare il cavallo a dar manforte. Cavallo C6. Quindi il nero da parte sua comincia ad attaccare il pedone D, ancora non c'è pericolo perché c'è la torre, però la torre deve rimanere bloccata in difesa. Tra l'altro si minaccia cavallo A5 che va nuovamente a dar fastidio all'alfiere, che dovrà presumibilmente togliersi se non vuole essere cambiato da queste due case, quindi smette di attaccare D5. Qui si prosegue con alfiere F4. L'idea è giusta, l'alfiere si sviluppa finalmente e si va ad attaccare l'alfiere campo scuro del nero, che è abbastanza buono come pezzo perché non è bloccato dai propri pedoni. D'altra parte qui non si può pretendere che il nero lo cambi, perché semplicemente se no il bianco sviluppa il cavallo. Quindi vediamo un po' cosa poi ha giocato Caruana. In realtà un'altra opzione poteva essere cercare di far pressione con il cavallo su questi
pezzi. Tanto anche cambiarlo sull'alfiere di per sé sarebbe abbastanza buono. Però il nero può rispondere con cavallo a 5 che è più di minacciosa, perché la cattura su b3 minaccia anche una torre. Ora, lo stesso avviene per quest'alfiere, però. Ora, se qui si prova a togliere l'alfiere dalla minaccia catturando in d5, in realtà il pezzo che rimane, a parte che qua si può entrare subito di torre, quindi uno scacco ci sta sempre bene, che allontana il re da case utili. Dopodiché si può far fuori il difensore e attacco di scoperta sull'alfiere. Ora sembra che questo alfiere possa con buon esito darsi via su un altro pezzo. Il problema è che la mossa tocca al nero e viceversa questo alfiere non sta minacciando niente di che può dare la torre su c1. Allora, dopo tutti questi cambi si vede che il nero è quello che ha mangiato per prima e effettivamente il bianco non ce la fa a recuperare, può solo riprendere questo pedone, poi rimane con un pezzo o meno. Tra l'altro poi cade pure d4 in quella variante, quindi direi proprio non ci siamo. Ok, quindi giustamente qui comunque caro il bianco gioca alfiere f4, quindi passa all'attacco. Ora, questa mossa blocca un pochino anche cavallo a 5 alla lunga. Anche se per ora viene giocata ed è molto utile perché si attacca questo alfiere e si apre la colonna per giocare torre c2. Quindi deve essere in qualche modo bloccata. E effettivamente il bianco qui è un po' costretto a giocare torre di c1. La torre in difesa non era molto utile, viene riportata sulla colonna c. Ora sembra non sia proprio ottimale perché qua il nero può giocare cavallo per b3, dare una specie di doppia le torri, costringendo eventualmente a catturare con il pedone a, anche se in realtà questo non è vero perché il bianco minaccia di catturare in c8 come mossa intermedia. Difatti ad esempio se c per b, qua si può giocare a per b, ora c'è la minaccia di cattura, quindi in qualche modo il nero è costretto un po' a semplificare. Notare che il discorso vale perché questa torre in d8 è sovraccarica, sta difendendo sia l'alfiere che la torre, quindi qui presumibilmente il nero dovrà giocare una cosa del genere. E dopo a b4, ok, la posizione si stabilizza, c'è questa debolezza, ma si è semplificata anche molto, sono stati cambiati molti pezzi, quindi Caruana preferisce al solito mantenere più pezzi possibili in gioco perché deve cercare di sfruttare un attacco se vuole vincere. E senza pezzi si attacca poco. Per cui alfiere b4, quindi si toglie l'alfiere dalla casa d6 dove era minacciato, quindi si leva il pericolo che la torre possa cambiare in c8 con guadagno di materiale. Questo alfiere, vedremo, potrà essere anche qui molto molto utile. Si fa andare a vuoto l'attacco dell'alfiere f4 del bianco e ora effettivamente si minaccia davvero cavallo per b3, visto che si sono spuntate le armi del bianco. Ecco che l'alfiere quindi si sposta in d1, deve cercare di trovare una nuova via, manda a vuoto il cavallo del bianco ma toglie anche l'attacco da questa diagonale, per cui cavallo c4, il cavallo se ne approfitta, va a attaccare b3, quindi il nero passa ancora più all'attacco. Il cavallo viene scacciato con la spinta b3, in realtà ci sono nuove vie per portarlo avanti. Cavallo a 3, si va a mettere al sicuro qui, blocca per il momento il pedone A e apre la strada a giocare alfiere c3 con doppio a torre e pedone. Quindi qui, anche perché questa torre se attaccata non sa più dove andare, queste altre case sono minacciate dal cavallo, quindi il bianco deve creare spazio. Cambia le torri, questo è inevitabile, e ora torre c1. La torre si porta al sicuro e si evita che questo attacco possa venire con guadagno di tempo. Però ancora, questo cavallo ha finito di fare il suo scopo, attaccare b1, si viene a riciclare e ora da b5 attacca d4, anche questo è il pedone più debole del bianco e al momento non è difeso. Quindi che fare? Perché difendere questo pedone è abbastanza complicato, non si può difendere con un alfiere 5 perché potrebbe venire scacciato facilmente. E portare il re avanti è sempre pericoloso perché insomma ancora ci sono diversi pezzi, quindi prima di cercare di difendere il pedone il bianco alleggerisce la situazione.
È chiaro che qui l'attacco ce l'ha il nero, quindi se il bianco cambia i pezzi va a stare in una posizione più tranquilla e l'attacco del nero in parte sfuma. Per cui dopo il cambio di torri, alfiere C8 e cavallo E3. Quindi giustamente si va a attaccare D5, non sarebbe stato possibile farlo prima perché con questa mossa parava la difesa sulla torre C1. Ora, se il nero prende il pedone, il bianco prende il pedone e attacca, perché attacca l'alfiere, attacca, c'è questo doppio in E7, quindi costringe il nero alla mossa difensiva. E questo Caruana non lo vuole, vuole mantenere l'attacco. E infatti gioca cavallo C3. A prima vista attacca A2, ma quella è la funzione minore, perché sta difendendo fondamentalmente D5. Minaccia l'alfiere, quindi blocca questo cavallo, in ogni caso, nella difesa almeno di questo pezzo. Carlsen cerca di districare l'alfiere in C2 e lo riporta a una posizione più attiva. E ora alfiere A3. Anche questa mossa a prima vista è un po' inspiegabile. Però cosa serve? Serve per bloccare A2. Quando il nero avrà risolto il problema su D2, ad esempio difendendolo con un alfiere, allora il cavallo potrà prendere in A2. Ed è difficile da difendere perché alfiere B1 non può essere giocata perché sarebbe in presa. Ok, l'altra opzione poteva essere giocare subito alfiere 6 per poter prendere A2, ma questo pedone scappa. Quindi giustamente prima va giocata alfiere A3 per bloccarlo. Si prosegue con alfiere B8. Il bianco prova a contrattaccare. Qui semplicemente si salva spingendo in A6. E ora la spinta F4. A che serve? Serve semplicemente a evitare che il nero la possa giocare come previsto. Alfiere 6, perché gli si spingerebbe il pedone in faccia. Però Caruana ha un'altra soluzione. Prima gioca alfiere D7 per poterlo poi giocare in C6 per da lì difendere in tranquillità D5. Ora il bianco deve stare attento perché deve scegliere mosse oculate. Non ha molto di meglio da fare che cercare di guadagnare spazio sull'ala di re con questa spinta F5. Alfiere C6 come previsto. Ora il nero minaccia A2. Come fare a difendersi? Carlsen riporta l'alfiere in D1, già qui si capisce che è un pochino, questa è una perdita di tempo perché c'era già prima, va a attaccare questo pedone, quindi se il nero prende direttamente poi il bianco si rifà. Ora si può provare a difendere con G6 a oltranza questo pedone, però segue alfiere C2, ora batteria su G6, il bianco comincia comunque a minacciare, quindi se si difende di re, dopo F per G6, cavallo G2, il fatto è che il nero comincia a essere esposto e non ha difensori che lo aiutano, quindi anche se il bianco perde A2, però poi ottiene un buon attacco. Altra opzione qui per il nero era semplicemente cambiare l'alfiere. Si rinuncia a questo pedone, però si mette in difesa il cavallo, in più ora il nero ha la coppia degli alfieri e potrà in qualche modo giocare più tranquillo. Tra l'altro il primo bersaglio è questo pedone F6 che ora viene pedone F5 che ora viene bloccato dalla spinta F6, per esempio. Ad ogni modo, niente di tutto ciò. Qua viene giocata alfiere B2. Quindi sembra di perdere tempo, perché ora si concede il pedone H5 al bianco, però rimane sempre l'opzione di giocare cavallo per A2, ma il bersaglio principale è il pedone D4, che potrà essere giocato con una scoperta. Difatti Carlsen prende il pedone gentilmente offerto, ora cavallo E4 scacco. Il cavallo si piazza in un buon avamposto, attacca il re che si sposta in G2 e ora finalmente Caruana pareggia conti con alfiere per D4. Attacca questo cavallo, vedete però l'impostazione d'attacco del nero è molto migliore. Il re nero è al sicuro, il re bianco sta per subire attacchi alla GX come se non ci fosse un domani. Qua viene giocata alfiere F4. Anche perché va difeso il cavallo. L'altra idea era spostare il cavallo per attaccare l'alfiere, ma qui si crea una specie di corridoio per il pedone che è passato, e quindi preoccupazione per il bianco qui, che non ha pedoni passati ma dovrà subire l'attacco di questo pedone di del nero. Pertanto Carlsen gioca alfiere F4 per difendere il cavallo, riporta già un pezzo a cominciare a difendere le case verso la promozione del pedone nero. Si prosegue con alfiere C5, comunque il nero vuole spingere il pedone
e dopo che ha spinto il pedone ci sarà anche uno scacco di scoperta col cavallo, quindi o il bianco perde un tempo a spostare il re o sono dolori. Si prova a interrompere l'attacco con alfiere f3, ma dopo cavallo d2 il nero effettivamente ha una posizione di completo controllo sull'attacco. Difatti qui si minaccia sia la cattura di questo alfiere e la spinta con la scoperta su questo cavallo, che eventualmente semplicemente anche di spostare il pedone e cominciare a mandarlo in promozione se il bianco perde tempi a risolvere la situazione. Quindi qui ad esempio, ora si può pensare di prendere questo pedone? No, perché al solito c'è cavallo per f3. Ok, si può provare da scacco, no, perché il cavallo è in presa, quindi se il re prende il cavallo però poi si perde l'altro, quindi non giocabile. L'altra opzione, provare a giocare cavallo d1, di modo da evitare questa scoperta, ma anche queste sono mosse lente. Si prende l'alfiere, si spinge il pedone, è comunque una posizione di... in cui il bianco è completamente bloccato in difesa. Per cui Carlsen prova a rompere gli indugi e sacrifica materiale, o almeno apparentemente per una mossa sacrifica materiale. Alfiere per d5. L'idea sembra buona, perché qui... chiaramente per guadagnare materiale il nero deve sviluppare questi due attacchi, ha due attacchi. Può per prima cosa, come giocato in partita, rimuovere il difensore dell'alfiere. Allo stesso tempo però questo alfiere sta minacciando f4, quindi se il bianco prova a prendergli l'alfiere in e3 poi perde l'altro e quindi il nero guadagna un pezzo senza controgioco. Quindi qui il bianco deve prendere l'alfiere, poi questo alfiere entrerà in modalità Pac-Man come il re dell'ultima partita. Alfiere per f4, alfiere per b7, ora l'alfiere è al sicuro mentre quello del nero no, quindi il nero dovrà salvare l'alfiere per mantenere il materiale, viene giocato in d6 e alfiere per a6. Quindi il bianco ha sacrificato un pezzo per tre pedoni, materiale pari, no? No. No, perché ci sono, c'è il seguito di questa variante. Il Carona gioca... cavallo a 4, che intanto guadagna un tempo perché minaccia questo pedone, quindi il bianco lo deve spingere. Dopodiché viene giocato alfiere a 3. Nuovamente l'alfiere va a bloccare il pedone a 2, che è un bersaglio che non può essere difeso dal bianco, perché semplicemente, anche se prova a rientrare l'alfiere, poi dopo cavallo c3 in b1 non ci va, sempre per il solito motivo di prima, perché sarebbe in presa. Quindi Carlsen deve provare altre varianti. Alfiere c4, almeno difende b3. Ora qui si poteva giocare anche subito cavallo c3, però prima il re nero si sposta verso il centro in vista del finale, almeno sblocca questo pedone. Il bianco gioca la spinta g5, chiaro. Pedone, uno dei due pedoni sulle colonne A e B sono persi, quindi tanto vale che il bianco provi a sfondare con questa maggioranza di pedoni sull'ala di re. E ora cavallo c3, un attacco sul pedone, Carlsen gioca b4 per difendere il pedone A e lasciare in pasto il pedone b4. Questo può essere utile perché questo pedone è più lontano dal re nero, che può, quindi deve perdere più tempi se lo vuole andare a prendere. Ad ogni modo, re f3, momento di portare il re al centro, cavallo a4, si cerca di rindirizzare il cavallo verso l'ala di re a questo punto. Alfiere b5, minaccia il cavallo, cavallo c5. Ora spinta a 4, effettivamente ora se non sta proprio attento questo pedone potrà anche andare in posizione. Questo parzialmente blocca l'azione dell'alfiere campo oscuro, che dovrà in qualche modo mantenere un occhio, a meno che non ci pensi il cavallo, su queste case di spinta. F6, quindi si cerca un attimino di semplificare. Ora il nero deve stare attento perché se gli vengono cambiati tutti i pedoni poi la situazione diventa poco sostenibile. Chiaro, qui probabilmente il bianco non conviene di effettuare il cambio perché poi rimane solo con pedoni isolati e questi sono molto difficili da difendere. Quindi per il momento re g4. L'idea di Carlsen è quella di infilarsi con il re dentro in modo da poter difendere eventualmente i pedoni e dall'altro anche eventualmente minacciare la spinta a promozione. Questo non è però proprio possibile finché il re nero rimane in difesa. D'altra parte però, se il re nero rimane in difesa, questo pedone poi da A4 non lo leva nessuno, quindi rimarrà sempre a lungo termine una minaccia di promozione anche sull'ala di donna. Quindi può essere una strategia difensiva che funziona. Cavallo E4, cavallo si riporta a destra, re H5, si prova a infilare il re nello stretto, e ora alfiere 1.
ottimo posizionamento dell'alfiere che tiene un occhio sia sul pedone A che sul pedone H4, quindi impedisce al re bianco di andare in G6 subito. Alfiere di 3, attacca il cavallo, cavallo di 6. Si minaccia questo pedone, mantiene quindi la difesa dell'alfiere. Ok, qui Carlsen decide una mossa che può essere considerata un suicidio. Dà in pasto il pedone a 5. Però questo serve fondamentalmente ad allontanare l'alfiere dall'attacco su H4. Lasciare un attimo, un tempo in più al bianco per riorganizzarsi sulla lire. G per F6, G per F6, Re G6. E ora, dopo questo sacrificio di pedone, il pedone H sembra possa avanzare e forse anche creare dei problemi non indifferenti al nero. Ora si sta minacciando il pedone F6, altrimenti qui il nero avrebbe potuto rientrare di re a difendere H8 e la partita sarebbe finita. Quindi qui il problema è che il nero deve perdere un tempo a difendere questo pedone e gioca alfiere di 8. Qua Carlsen gioca re H7. È buono questo posizionamento. L'altra opzione poteva essere spingere il pedone, ma non funziona perché qui il re nero entra in H8 e poi non ce lo leva più nessuno. Questo pedone smette di essere in alcun modo una minaccia e il nero si può riorganizzare per cominciare a far fuori i pedoni del bianco. Quindi questa è una cosa che vedremo. L'arrivo del re in H8 va evitato da parte del bianco a tutti i costi. Per cui il re H7 chiaramente blocca questo ingresso. Si prosegue con cavallo F7, questo cavallo fa capolino, alfiere C4, qua c'è minaccia di cambio anche se non è detto che sia buona per il bianco, però in ogni caso cavallo E5 guadagna un tempo sull'alfiere. Alfiere D5, blocca questa mossa che attaccherebbe il pedone, in realtà non è detto che questo pedone sia una buona cosa a spingerlo perché potrebbe anche costringere il re bianco nello stretto e potrebbe addirittura prendere matto, per cui il forzare le spinte del pedone può darsi una cosa buona per il nero. Il bianco però deve trovare questa fortezza. E ora dopo alfiere A5 è chiaro che questo alfiere andrà a minacciare il pedone. Il problema che ha il bianco è che in questa posizione non può rientrare con il re in G6 per attaccare questo pedone e costringere il nero a perdere tempo e difenderlo. Per cui qui è chiaramente abbastanza buono spingere in H5. I pedoni ora sono su case chiare, quindi l'alfiere campo scuro non potrà nulla, solo il cavallo li può attaccare. Questo è un vantaggio perché il bianco sembra poter difendere sia con il re in G6 che con l'alfiere eventualmente da dietro. Quindi sembra che effettivamente questa struttura possa reggere. Difatti, alfiere di 2 per infilare l'alfiere in G5, che avrà sia da tenere d'occhio sulla spinta H6 che da difendere il pedone F6. Alfiere a 2. Cerchiamo di capire subito come mai qui la spinta H6 non va assolutamente bene, perché su casa scura poi questo pedone cade molto facilmente, visto che il bianco non lo può difendere neanche con l'alfiere. Ok, quindi alfiere a 2. Lo scopo di questo alfiere al momento è bloccare l'entrata del re in H8, di modo che il re bianco potrà venire in G6 a difendere i pedoni. Si prosegue con cavallo F3. Un'idea è attaccare questo pedone con il cavallo, però alfiere di 5 attacca il cavallo, cavallo di 4 e re g6. Ora il re che difende, vedete l'alfiere è sempre su questa diagonale, il re nero non passa. L'altra alternativa poteva essere cercare di difendere con l'alfiere n6. Attenzione perché ogni cambio può essere letale, come lo è in questo caso. E questo pedone non si ferma. Ok, il nero bianco può dire ok, ma tanto io vo a promuovere, chi se ne frega. No, non è così. Il pedone viene spinto, sembra che per un attimo l'alfiere non lo possa prendere sacrificandosi, ma in realtà basta andare con l'alfiere in C3, questo pedone non promuoverà mai. L'altro pedone verrà bloccato dal re e qui il nero vince ultra facilmente. Quindi attenzione, il bianco deve stare molto attento perché mosse di questo tipo potrebbero essere letali. Per cui re g6 per difendere, l'altra che poteva andare bene era alfiere e 4. Perché ancora una volta il re non può entrare in h8 perché c'è il re bianco che chiude. Ad ogni modo re g6, alfiere g5, va a difendere il pedone.
Ancora una volta questa spinta non è buona. Se il bianco gioca H6, segue questa variante, si minaccia al doppio in F4, per cui l'alfiere va spostato. Questo scacco, il problema è che il re bianco è allo stretto qui. Deve andare in H7, cavallo G2, 9 manovre per andare ad attaccare questo pedone, il bianco non può farci praticamente niente, a meno che provare a bloccare questo ingresso, ad esempio con alfiere 2, cavallo E3, il problema è che minaccia anche questo pedone, il bianco non ce la fa a difendere tutto se non rientrando con re in G6, però a questo punto l'alfiere è stato distratto dalla diagonale che punta in G8, il re nero entra e al solito la partita diventa facile per il nero. Quindi anche la spinta in H6 preclude strade al re bianco e va evitata a tutti i costi. A questo punto Carlsen gioca alfiere C4, va a coprire sia gli ingressi del cavallo su E2 che comunque chiude la via al re nero. E ora potrebbe sembrare, vabbè, è un finale di pochi pezzi, un finale semplice, a questo punto è tutto chiaro, tutto cristallino. Niente di tutto ciò, nonostante i pezzi siano così pochi, la situazione è veramente complicatissima. E qui, facendo analizzare questa posizione su uno dei computer più potenti con un motore più potente, è venuto fuori che addirittura il nero ha tipo scaccomatto tipo 30 mosse. E vi direte, ma vabbè, sarà una cavolata, Caruana lo vedrà. Non è così semplice, perché la cosa è talmente complicata che anch'io ho provato a metterlo su Stockfish 8 per una buona mezz'oretta e non vede assolutamente niente, ossia intuisce la variante ma a un certo punto si blocca e non va più avanti, veramente incredibile. Ora qui Caruana ha giocato cavallo F3, però vabbè, la minaccia è giocare cavallo H4, dare scacco e può prendere il pedone, ma qui basta difendere come fa Carlsen, ad esempio spostando il re, dopodiché quest'alfiere potrà anche spostarsi e evitare che comunque il re vada in H8 per via del re bianco. Ora, leggetevi forte, perché la variante giusta, qui invece di cavallo F3, prevede alfiere H4. Una semplice perdita di tempo. Che sarà mai? Però le perdite di tempo in partite del genere sono fondamentali. Allora, abbiamo detto che il bianco deve stare attento o a tenere il re in H7 per bloccare il re nero, oppure a tenerci l'alfiere su questa diagonale. Quindi che può fare? Allora, innanzitutto vediamo la spinta H6 col tentativo di corsa, non va per via di cavallo in D6. Sembra che il pedone arrivi, ma c'è lo scacco, ferma il bianco, e al solito il re bianco è una posizione in cui poi si becca tutta questa serie di scacchi, è costretto a allontanarsi dal pedone e il re nero se lo pappa. Quindi chiaramente questa H6 c'è da togliersi dalla testa. Altre opzioni, quindi proviamo viceversa a spostare l'alfiere, ad esempio alfiere di 3. Allora, notare che il re non si poteva muovere perché semplicemente poi il cavallo cambiava in F5. Ok, alfiere di 3 va a difendere questo pedone, dopodiché si potrà anche spostare il re. Però qui c'è il re G8 subito, quindi l'alfiere non si può spostare dalla diagonale. Allora proviamo un po', spostiamo l'alfiere ad esempio in D5. È una delle poche case che permette all'alfiere di rimanere attivo. E a questo punto il nero che fa? Non può spostare il re verso H8, però può spostare il cavallo. Cavallo E2, va a minacciare questo doppio. Sembra ancora nessun problema, si può giocare comunque alfiere F3. Se si sposta il re in H7, dopo alfiere G5, prima o poi c'è il problema di questa cattura, oppure se il re torna in G6 c'è il doppio di cavallo. Quindi c'è da togliere sulla testa. Però con alfiere F3 almeno si difende questo pedone, quindi sembra che le minacce su F5 meno parzialmente potranno essere tenute dal re. Però che succede? Cavallo G1 attacca l'alfiere. Ora, qui non si può spostare il re perché il cavallo è minacciato, purtroppo, quindi il re nero non può andare in H8, però c'è cavallo G1 e contrattacca l'alfiere. E qui la situazione comincia a essere scottante, perché se l'alfiere torna ad esempio in D5 a bloccare il re, allora segue alfiere G5, si perde un altro tempo, dopodiché
Sì, alfiere b3. C'è cavallo e2, minaccia questo scacco qui, quindi bisogna rientrare con l'alfiere in d1, però cavallo d4, questo purtroppo blocca la ritirata dell'alfiere su b3 per bloccare il re nero. Quindi si sta minacciando sia di entrare con il re in g8 che di prendere in f5, non si possono parare entrambe le minacce. Ok, quindi qui semplicemente il nero entra con il re. Alternativamente, se si prova a spostare il re in h7 per liberare l'alfiere da questa incombenza, cioè cavallo e2, e ci sono due doppi, alfiere e pedone, oppure ai due pedoni. Pertanto l'alfiere deve rientrare in f3, cavallo g3, doppia pedoni, alfiere g4, re f7. E qui si entra veramente nei pazzi, perché alla fine di questa variante praticamente il bianco ha mosse molto forzate. Con questa mossa si impedisce di giocare alfiere g6. La mossa re f7 può essere giocata solo quando l'alfiere non può venire a dare scacco, per l'appunto, su questa diagonale. Quindi si è dovuto prima costringere l'alfiere in g4 per parare la minaccia ai pedoni. E a questo punto l'alfiere non si può più muovere, perché altrimenti il nero si fa fuori un pedone. E il re si può soltanto muovere in h8. Al solito la spinta in h6, come vedremo anche dopo, come abbiamo già visto prima, non è utile, perché comunque poi il bianco perde. Quindi unica re h8, e a questo punto si può riciclare l'alfiere, tanto la sua funzione qui è finita al momento. Ok, re h7, alfiere a3, e l'idea è quella di venire in f8. Pertanto inutile venire col re in h5, perché tanto poi verrebbe, dopo lo scacco d'alfiere, rinfilato comunque in h6. Per cui ancora, ad esempio, re h8. L'altra opzione è quella di giocare h6 qui, però semplicemente alfiere c1 e poi si rifà l'attacco di prima, questo pedone non regge. Quindi, unica, provare a oscillare ancora con re h8, alfiere f8, re h7 ancora forzata, e ora c'è un matto in 5. Cavallo e4, si minaccia l'ingresso qui e si minaccia a seguito scacco matto con alfiere g7. Vedete, le strade che ha il re bianco sono completamente otturate, per cui qui, anche se si spinge in h6 per bloccare lo scacco d'alfiere in g7, segue comunque cavallo g5 scacco, re h8, alfiere per h6, nuovamente matto a disposizione. Ora proprio non c'è verso, l'unica, si può dare un altro scacco al re nero, che però si sposta in f8, basta difendere questa casa e la mossa successiva la partita finisce. Ora capirete che ovviamente abbiamo solo scalfito la superficie di tutte queste varianti, ce ne sono molte altre che non abbiamo considerato, ma vedere tutta questa roba dopo 7 ore di gioco comincia a essere davvero impossibile. Ve l'ho detto, anche il mio Stockfish 8 ha avuto dei seri problemi a vederla. Però tant'è. Questo è quello che passa il convento. Purtroppo i finali sono complicati, anche se i pezzi sono pochi. E gli scacchi sono questo, d'altra parte. Quindi qui, invece di alfiere h4 e vedere tutta la continuazione incredibile, Caruana ha giocato cavallo f3. E questo non dà problemi, perché non dovendo perdere il tempo, poi il bianco può giocare le solite varianti. Ora se qui ad esempio cavallo h4, non giocata in partita, segue alfiere d3, si difende ancora, si prova a provare a dare questo doppio, però l'alfiere copre, dopodiché si difende h5. Cavallo di 3, insomma, si può cercare di giostrare in tutti i modi possibili. Ora minacciare g3, però il bianco rientra col re, visto che l'alfiere sta difendendo g8. Insomma, i principi di difesa sono proprio questi. Per riuscire a scardinare questa difesa, il nero si deve inventare, come abbiamo visto, cose turche. Ok, comunque Caruana gioca cavallo e5, minaccia l'alfiere, alfiere b3, cavallo g4. Quindi non sta minacciando niente. Alfiere c4, cavallo e3, minaccia questo pedone. Alfiere d3, cavallo g4, alfiere c4, va, torna a bloccare il re nero. Cavallo h6.
Re G6, Re7, alfiere B3. Ora, l'idea del nero è quella di provare a portare il re avanti per provare ad attaccare i pedoni. Questo però purtroppo non gli rende più possibile minacciare di andare con il re in H8, che era una delle minacce più forti per cercare di vincere la partita. Re D6, sempre avanti, alfiere C2, ora non c'è più bisogno di bloccare questa casa, quindi si può scaprettare a volontà. Si prosegue per qualche altra mossa. Okay, ora il nero sta attaccando con due pezzi, ma il bianco difende altrettanto. Alfiere C2, cavallo G4, si può minacciare un po' di cose volendo, quindi c'è solo da stare attento a non prendere doppi. Alfiere B3, e ora ad esempio se cavallo E5, re G7, che si fa? Si lascia questo pedone in presa? Non serve a niente, perché dopo re per F5 c'è H6. Il problema è che in questa situazione il re bianco non è abbastanza chiuso da prendere matto, quindi questo pedone corre. Non c'è altro da fare, non si può proprio bloccare senza perdere materiale, quindi qui tanto vale perderci l'alfiere, dopodiché però è sufficiente per il bianco sacrificare l'alfiere sul pedone, basta rimanere su questa diagonale e non ci sono problemi. Questa chiaramente è patta, anche se il nero riprende l'alfiere. Vedete, materiale insufficiente. Per cui Caruana ha giocato cavallo E3, attacca questo pedone, sembra che blocchi il rientro in difesa dell'alfiere, però purtroppo ancora una volta la spinta in H6 permette di chiudere la partita. Difatti qui il nero prende con alfiere per H6 e i due si stringono la mano in segno di patta. È abbastanza chiaro quello che succede, perché anche se qui il bianco prende il pedone, poi c'è re per F5. Ora, vabbè, questo non si può fare subito, però a breve l'alfiere potrà infilarsi sulla diagonale di prima e il pedone nero non potrà mai avanzare senza essere preso. Sì, ci sono delle varianti in cui il cavallo si può mettere nel mezzo, ma cioè ci vogliono tempi, il re bianco può rientrare in gioco, bloccare il pedone, insomma non gliela si fa. Ora, mi dispiace tanto per i fanatici delle partite vinte, ma io francamente non riesco a immaginare una partita patta più spettacolare di così. Cioè, apertura stranissima, attacchi a destra e a sinistra, cambi di fronte repentini, pezzi sacrificati, finali, medio giochi complicati, finali incredibili, mosse incredibili non viste. Cioè, questi due secondo me... cioè stanno adottando la tattica migliore per riuscire a ottenere la vittoria finale. Non si possono esporre, perché chiunque si espone qui... ora è capitato nel primo turno che erano ancora un po' addormentati, ma esporsi ora alla sesta o settima partita probabilmente vorrebbe dire perdere il match. Quindi non possiamo recriminare niente secondo me. Non resta solo che vedere come reagiranno psicologicamente dopo questa partita. Carlsen ha rischiato per la prima volta davvero di perdere qui. Oddio, era un rischio abbastanza contenuto perché la variante era veramente un macello da vedere. Però comunque psicologicamente questo potrebbe essere sia un punto di forza, come lo è stato quando ha perso l'incontro con Kariakin nel precedente mondiale, che pure, visto che è un po' diversa la situazione... forse un punto a suo sfavore, anche perché si è dimostrato non proprio sveglissimo. Alcune mosse non precise sfruttate da Caruana non sono bastate tuttavia a vincere, però Caruana man mano che passa questo match sembra in leggero crescendo. Vediamo però, appunto, dal punto di vista psicologico, questo incontro potrebbe cambiare completamente di nuovo le carte in tavola. Ok, quindi ci aspetta il settimo turno ancora con Carlsen con il bianco. Non resta che vedere quello che succederà. Ok, quindi per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. A presto e ciao ciao.